Care amiche ed amici, qui un'altra volta con voi, assieme a voi, nel suo canale di YouTube Sant'Enchan, il vostro Sant'Enchan. Molti di voi mi hanno scritto, entusiasti dei programmi televisivi che vedono circa le malefatte dei politici e tutti i dibattiti che fanno, i documentari, dossier che anch'io seguo nella RAI, però sono meno entusiasta di molti di voi. Il perché è che ormai alla mia età, sin dagli anni 80, ho visto un mucchio di grandi documentari, reportage, dossier, inchieste, talk show, dibattiti, chiacchiere, bla bla bla, bu bu bu, qua qua qua. E ogni volta grandi giornalisti, grandi programmi, grandi verità inedite ti facevano credere che finalmente certe cose venivano alla luce e che si risolvevano, anche quando c'è stato Tangentopoli. Magari molti di voi non eravate nati o eravate troppo piccoli. Mani Pulite, Tangentopoli, quanti programmi al riguardo. Fare la lista di tutti i programmi che ho visto in vita mia sarebbe troppo largo. E visto che non ho tempo per fare questo video e pubblicarlo, taglierò. Dedicherò altri video a questo argomento, ma cercando le droghe o gli oppi dei popoli, la tele e i mass media sono un altro oppio, perché ti fanno credere che si instaura un dibattito, che si scoprono nuove cose, cose che già tutto il mondo sa, e magari per quello che ne parlano nella tele, per assecondare la gente, e ti fanno credere che ci saranno delle soluzioni. Ma non è così, tutto va avanti uguale, anzi alla faccia vostra, la faccia nostra, e continuano a fare le stesse cose, perché tutto segua uguale e tutto deve cambiare. Ma vi posso assicurare che oggi, già alle 11 di notte del 1° maggio 2014, io già da anni ho capito che nulla va a cambiare. Ci sono dei momenti nella vita in cui uno capisce che ci sono cose molto più importanti dei temi di attualità dei telegiornali, e che se uno deve cercare le cose più essenziali della vita, quando senti che con uno o senza di uno il mondo può andare avanti lo stesso, indifferente, tutte queste chiacchiere a uno lo lasciano vuoto, non so, tutti questi discorsi di 1° maggio che si ripetono ogni 1° maggio, ogni 1° maggio, ogni 1° maggio, e basta. A che si è arrivati? Se la situazione italiana è peggiorata, ogni 1° maggio è come ogni Natale. Saremo tutti più buoni, più giusti, perché preghiamo il bambino Gesù. Su via. Io non credo più a niente e a nessuno. Adesso andrò a leggere un libro, è meglio.
Ma io vedo come i sindacati, i partiti politici, tutti, abbiano governato negli ultimi 20-30 anni in quanto macia. Che speranze abbiamo di cambiare le cose? Non so, perché ogni nuovo movimento, come la Lega e il Movimento 5 Stelle, e si ridimensionano e diventano anche loro nuovi partiti politici. Non vi scordate degli esordi della Lega. Se siete troppo giovani, andate a cercare in internet. Poi come si è trasformata la Lega, che era una nuova speranza, che dicevano quelli della Lega che Silvio era mafioso e che mai consiglio. E poi guardate gli ultimi 20 anni o 10. Beh, quasi 20. Senza Silvio la Lega cadeva. E beh, allora vi lascio. Buon 1º maggio. Ricordate che la realtà si vive sulla pelle. Molti programmi televisivi, anche più belli, sono specchietti per le allodole. Comunicate fra di voi e confrontatevi con la realtà, non con quella che vi fanno vedere, ma con quella che vivete voi e tutti i vostri veri contatti. Ciao, dal vostro Sant'Elciano. A presto. In nuovi video sul mio canale Sant'Elciano. Ciao.